Buongiorno amici e bentornati sul mio canale. Vi avevo detto che questa settimana non avrei pubblicato video, ma in realtà non mi lasciano stare e quindi mi tocca commentare alcune news che sono uscite proprio in questi giorni. Parliamo di Damiano, parliamo della voce di Damiano, di cui già avevo trattato in passato in altri video, non nello specifico tecnico, ma in questo momento non mi interessava, perché lo stesso ha fatto delle dichiarazioni che sono state ovviamente prese e messe in pasto a quel grandissimo mondo di detrattori che c'è in giro. Cosa ha detto Damiano in un'intervista? Parlando della sua voce, ha sostanzialmente fatto capire che il tipo di voce che lui ha è merito di una malformazione vocale che lui ha dalla nascita, di un buco che ha nelle corde vocali. Premesso che un ragazzino di 20 anni si può esprimere un po' come gli pare e non è detto che debba conoscere tutte le nomenclature mediche del mondo, sicuramente il suo vocal coach gli avrà detto che cos'ha, il suo foniatra gli avrà detto che cos'ha. Ci sta che in un'intervista lui, per non star lì ad ammorbare anche la gente, non si sia messo a parlare di vergetur, di polipi, di staccazzi, perché probabilmente non aveva neanche senso, non era un'intervista tecnica in quel senso. Questa affermazione di Damiano del buco sulle corde è stata presa e diciamo ne hanno approfittato di nuovo per incrementare la dose alle le prese per il culo, soprattutto da tantissimi colleghi vocal coach che si sono sentiti in diritto, in qualche maniera, non so perché, di dover criticare anche fortemente le frasi dette da Damiano in merito a questa cosa. Partiamo da un presupposto: tutte le voci si possono in qualche maniera costruire con lo studio, con la tecnica. La voce di Damiano, quella che noi ascoltiamo nelle canzoni e ascoltiamo nei dischi, è frutto di una tecnica, è frutto di una tecnica di distorsione, è frutto di allenamento con il proprio insegnante. È una distorsione controllata, è una distorsione armonica, è una distorsione con melodia dietro, quindi non è una raw vocals tipo i growl, quelle cose lì, ma ha una melodia dietro. È complicata da eseguire e soprattutto richiede molto controllo della propria voce, della respirazione, delle strutture che diciamo regolano un pochettino il nostro setup qui nell'apparato vocale. Ecco, Damiano è arrivato a questo tipo di voce con lo studio. Probabilmente il fatto che lui avesse una malformazione, diciamo che non è che lo ha come dire, per non far passare il messaggio sbagliato, non è grazie alla malformazione che lui canta così, perché se lui avesse questo buco nelle corde, che sicuramente ha, lui non avrebbe questo tipo di vocalità molto proiettata. Il buco nelle corde probabilmente gli avrebbe dato una vocalità molto più ariosa, tipo che avrebbe tentato di compensare in qualche altra maniera. In realtà questo problema non ce l'ha mai, lui non canta mai arioso, lui canta sempre molto proiettato in avanti, una cosa di questo tipo, assolutamente senza aria. Quindi come può averlo aiutato quel buco nella corda vocale o nelle corde vocali? Molto semplicemente, il nostro organismo è più intelligente di quello che noi pensiamo e credo, io non sono un medico, ma probabilmente qualcuno che si occupa anche di questo campo me lo potrebbe confermare, che il fisico si sia un pochettino adattato compensando quella mancanza, quella lacuna che lui aveva, facendo lavorare diciamo un po' meglio delle altre, ok? Quindi un altro tipo di struttura che gli ha consentito di arrivare a lavorare sulle vocalità distorte in una certa maniera, ma di lavorare. È stato aiutato per questioni di tempi, che magari lui si è sentito prima di dover fare questo passaggio, ma la vocalità di Damiano è assolutamente raggiungibile e perseguibile in maniera più che sana a livello vocale con lo studio. È un set crunch sostanzialmente molto proiettato, molto nasalizzato diciamo, ed è facilmente raggiungibile da chi ha un po' di controllo. Adesso vabbè, facilmente, non è che metto lì 10 minuti, ok, facciamo la vocalità distorta di quel tipo, ci vuole studio, concentrazione e allenamento, però si può fare assolutamente. È un tipo di vocalità assolutamente sana, così come lo è probabilmente la compensazione che Damiano si è creato a livello fisico per andare a sopperire a quella piccola lacuna medica, diciamo, che lui ha qui dentro nel suo apparato fonatorio. Per tornare all'inizio, quindi, direi di non considerare quelli che lo prendono per il culo per una stupidaggine detta, cioè poi stupidaggine, in realtà era semplicemente un modo di dire una cosa tecnica in un modo un po' più scherzoso. Andiamo, cerchiamo di guardare un po' oltre e cerchiamo di capire perché effettivamente questa cosa qui lo ha aiutato. Quindi sì, tutti i cantanti possono arrivare a fare quel tipo di voce, ovviamente non sarà la voce identica, ma sarà la stessa tipologia con la stessa timbrica, diciamo, ok? Lo stesso settaggio dell'amplificatore. Poi sicuramente cambieranno un sacco di altre cose, perché siamo tutti diversi, abbiamo una struttura ossea diversa, abbiamo una conformazione... mi esprimo in maniera popolare,
del collo, della gola e della bocca diverse, quindi sicuramente risuoneremo in maniera diversa, ma possiamo arrivare lì anche noi. Quindi studiate e viva le vocalità distorte e lasciate in pace sto ragazzo. Stay rock.